Senti, visto che abbiamo poco tempo, perché siamo come al solito ogni anno intercalati tra una corsa e l'altra, però lo facciamo con piacere di condividere questo momento degli Oscar del Trotto e delle premiazioni del concorso a pronostici Palermo Trotto League con voi pubblico, perché è molto bello tutto ciò, condividiamo la passione per questo sport, per il cavallo, e proprio per questo io comincerei questo momento nel ricordo di tre personaggi, sì, perché anche il cavallo inserito in questo contesto che è il protagonista. Questo anno appena trascorso è stato un anno particolarmente funesto per il nostro ippodromo e per il mondo dell'ippica. Quindi mi pare doveroso voler cominciare nel ricordo di tre grandi che non sono con noi, che appunto sono in un unico filo conduttore, perché mi riferisco a un grande allenatore, driver, proprietario, la cui generosità va oltre ai confini, che abbiamo commemorato, e parlo proprio di Biagio Loverde, che ritornerà anche nel ricordo durante questa premiazione. Dicevo, un unico filo conduttore che lega anche gli appassionati, e quest'anno ci ha lasciato anche improvvisamente un appassionato che amava il nostro ippodromo malgrado la distanza, perché lui era di Biella, e mi riferisco a Gianluca Moretti, che molti conoscono per i suoi commenti nel web molto equilibrati e che ci ha incoraggiato tantissimo nei momenti di difficoltà, o delle chat private che mi emozionano molto in questo ricordo. Gianluca ha vinto il Caccia al Vincente nell'edizione del 2014, e proprio in quell'anno è stato cavallo dell'anno Poggio, che anche quest'anno improvvisamente ci ha lasciato, e tributerei anche un applauso per Poggio, che è stato un protagonista di questi ultimi anni nella nostra piazza. Come vedete, diciamo, le cose non sono casuali, è proprio questo filo che lega questo mondo fatto di passione, di amore verso il cavallo e di spirito di abnegazione per coloro che ci lavorano. Ma adesso cominciamo con le premiazioni. E cominciamo appunto, nel frattempo i guidatori impegnati vengono dalle scuderie, e quindi cominciamo con il premiare i protagonisti del nostro gioco a pronostici Palermo Trotto League. E allora, intanto abbiamo fatto quest'anno un giro per le scuderie facendo il Caccia al Vincente scuderie. Ogni anteprima corsa abbiamo messo in competizione tutte le scuderie dell'ippodromo di Palermo. I ragazzi, gli addetti ai lavori, si sono prestati veramente, anche con interviste. Qua ho Giuseppe Zanca che mi guarda, una volta l'ho intervistato pure con l'accappatoio. A vincere questa classifica speciale sono stati Carlo Giordano, che si è classificato al primo posto. Carlo è qui? Eccolo qui, avvicinati Carlo, con prole al seguito, falli venire pure. Con Carlo, praticamente, malgrado i suoi colleghi come diciamo qua lo attassavano, è resistito per una ventina di concorsi Carlo, e alla fine con 24,51 punti sei stato il più bravo di tutte le scuderie di Palermo a dare i pronostici. Grazie, ringrazio i miei colleghi per il tifo che facevano per me, però... Malgrado tutto ce l'ha fatta. Al secondo posto Giuseppe Zanca. Giuseppe, vieni, con 21,83 punti. Chiamo il signor Lorenzo Salafia per la premiazione. Spostatevi al centro. Ecco qua. E allora, al terzo posto Vito Cusimano con 20,88 punti, che si scusa, ma era impegnatissimo, ha pregato noi di ritirare la coppa e consegnarla. Allora, partiamo dal terzo che non c'è, che è Vito, e la mettiamo da parte. Secondo posto Giuseppe Zanca, prego. E ci sta l'applauso. Allora, visto che c'è freddo, per riscaldarvi vi incito ogni volta a fare l'applauso, giusto? Primo posto, ecco Carlo. E c'è anche un regalo oltre la coppa. Carlo, prendilo tu, Carlo, prenditi il regalo. La coppa tenetela voi. Ecco qua.
Tutti i premi, tengo a precisarlo, sono offerti dalla società di corse, la IRES SPA, che ringraziamo e facciamo un caloroso applauso per quello che sta facendo in questi ultimi mesi, lo sforzo notevole. Carlo, lo apriamo velocemente, insomma, dai. Nel frattempo, prego, già sapete l'elenco dei premiati, vi avvicinate. E partiamo con il concorso a squadre di Palermo Trotto League, un concorso che è durato ben 48 giornate, ecco nel frattempo il premio qua di Carlo, vi prego di seguire i cavalli di Carlo perché lui piazzerà questo hi-fi in scuderia e d'ora in poi tutti i cavalli trotteranno a tempo di musica polverizzando ogni record. Complimenti Carlo, ok, mettiti da parte. Perfetto, e ritorna così ti facciamo fare qualche premiazione. Allora, prego il signor Salafi. Allora, chiamiamo la squadra prima classificata della regular season, che è durata appunto 48 giornate, il team Traculi. Attenzione, come ho detto l'anno scorso, Traculi non sono altro che le iniziali dei loro cognomi: Trapani, Cusimano e Lipari. Ecco Benedetto, ecco Enrico, complimenti. E allora mettetevi al centro, signor Salafia, prego. E allora il terzo posto, eccolo qua. No, il primo posto. Primo posto regular season, eccolo qua, dai, quell'altra coppa. Un applauso al team dei Traculi. Ecco qua, prendetevi anche la coppa per il vostro compagno. Il top point di questo concorso a squadre l'ha realizzato il team Sebiscuit, formato da Diego Diana, che giocava dalla provincia d'Aversa, Gwendalina Savarese, che giocava dalla provincia di Caserta, e da Gianluca Moretti, come vi dicevo, che purtroppo prematuramente ci ha lasciato. A tal proposito è stato delegato Giuseppe Ribaudo, che dovrebbe essere in zona. Ecco Giuseppe, ha un messaggio anche da parte di Diego Diana che deve leggere. Sì, ok, allora Diego mi ha lasciato questo messaggio. Ci teneva che io lo leggessi in memoria del nostro amico Gianluca, che non c'è più. Buon pomeriggio, sono onorato di ricevere questo premio, soprattutto perché così mi date la possibilità di fare una dedica a cui tenevo molto, che tra l'altro è stata la motivazione che mi ha spinto a continuare il gioco. Ciò detto, supportando anche il pensiero dell'amica, nonché componente della mitica squadra Sebiscuit, Gwendalina Savarese, dedico il mio premio al mio caro amico Gianluca Moretti, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile dentro di noi. Voglio fare infine un ringraziamento all'Ippodromo di Palermo e alla sua equipe, che saluto con affetto. Un caro saluto a tutti voi, Diego Diana. Ci associamo anche noi e salutiamo anche il gruppo Driver Pennellato e Cappellato, un gruppo che segue molto l'ambiente ippico e di cui faceva parte Gianluca Moretti. Puoi ritirare i premi per il top point, sono Sebiscuit, poi Gianluca avrà anche il premio nel top point del concorso individuale. Bene, andiamo avanti allora col concorso individuale e prego Livio Sansone di accomodarsi in zona premiazione. Ecco Livio, il concorso, come sapete, c'è cioè del concorso a squadra e il concorso individuale. Livio Sansone ha vinto la classifica della regular season arrivando al primo posto. D'altra parte uno che di mestiere fa il pronosticatore, diciamo che è abbastanza coerente e avvantaggiato. Livio, ti cedo il microfono, un secondo, così prendiamo il premio. Il signor Lorenzo Salafi e Carlo Giordano, prego di accomodarsi. Sì, indubbiamente è stato un vantaggio avere fatto pronostici per tanti anni, avendo seguito come giornalista Ippica Sud da almeno 20 anni, ovviamente avevo un piccolo vantaggio su molti altri. Però c'è stata anche una buona componente di fortuna in tutto questo. Perfetto, ricevi il premio, un applauso a Livio. I top point di questo concorso individuale sono stati Benvenu Andrea, che gioca da Padova, e Gianluca Moretti, anche lui, come vedete Gianluca era un grandissimo, perché ripeto, malgrado la distanza era competente al 100% sull'Ippodromo di Palermo. Ciò dimostra anche, diciamo, che si può anche vincere anche a migliaia di chilometri. Allora, grazie ancora, passiamo adesso ai playoff del concorso a squadre.
i playoff del concorso a squadre, questa la puoi dare a Giuseppe Ribaudo. Al terzo posto il team Traculi, nuovamente, eccoli qua. Forza Trapani, Cusimano e Lipari. Prego il signor Salafia, si accomodi. Sono messi in ordine, terzo, secondo e primo. Sì, ci sono le medaglie perché sapete abbiamo fatto, abbiamo fatto le semifinali, al quarto posto si dice c'è la medaglia di legno, in questo caso non è medaglia di legno ma è una bella medaglia che va al team Steve Group. Prego signor Salafia, poi le faremo, le ricapiteremo a domicilio. Il team Steve Group era formato da Andrea Benvenu, Andrea Benvenu da Padova, Stefano Saioni da Bologna e Roberto Di Sarra da Latina. Queste poi le spediremo, signor Salafia. Ok, grazie. Al secondo posto il team SF, un altro specialista dei pronosticatori, Francesco Sirchia, eccolo qui, che collabora da qualche mese anche nella redazione di ippodromolafavorita.it. La tua squadra era formata da te che sei presente, Walter Farina e Roberto Cupani. Dove sono i tuoi compagni? E Walter non ha potuto lasciare l'attività perché era da solo con impiegati in malattia eccetera, quindi non potevo venire. Roberto mi aveva detto che passava ma non lo vedo, quindi non so. Va bene, Carlo avvicinati tu, premia il team SF queste tre coppe. Un applauso al team SF, dai, se li meritano tutti. E i vincitori sono il team della Lucchesia, i nostri palermitani trapiantati in Toscana, capitanati da Livio Sansone, che nuovamente è qui, insieme a Matteo Governale ed Andrea Catalano. Prego il signor Lorenzo Salafia, che premia il vincitore, il team della Lucchesia, queste tre coppe qua. Con l'occasione mi preme sottolineare che grazie alle potenzialità del web, che sono notevoli e che noi, sì, tutte e tre, che sono notevoli e noi come ippodromo cerchiamo di sfruttarli al massimo, in questo istante sono collegati dalla Finlandia Bartolo Spina, che salutiamo, l'applauso a Bartolo Spina dalla Finlandia, la nostra Celestina Enea da Londra, applauso per Celestina Enea, bene, e con loro vogliamo salutare tutti i palermitani e siciliani che si trovano fuori sia dalla Sicilia che dall'Italia per motivi di lavoro e grazie al web sono vicini al nostro ippodromo seguendo sempre il nostro mondo. Grazie Livio, sì. Volevo salutare i miei due compagni di squadra, Matteo e Andrea, che in questo momento sono a Lucca. Perfetto, non c'è bisogno di spedirle, le coppe le porti tu. Benissimo, passiamo al concorso individuale, andiamo di gran carriera. E allora, al terzo posto, Filippone Antonio, eccolo, ritira Paolo, complimenti. Signor Salafia, prego, mettetevi a favore di telecamera, se no la fotografa si arrabbia con me. Ecco, e allora Filippone Antonio al terzo posto, al secondo posto Amy Arculeo, che credo sia la tua fidanzata. Beh, non hai fatto l'amplen perché al primo posto ha vinto Sansone Livio. Oh Livio, dai, un applauso, complimenti. Allora, ecco Livio, perfetto. E così abbiamo, al quarto posto c'è anche Diego Diana, già la targa l'aveva ritirata, eccola qua, la medaglia per Diego Diana, dimenticavo Diego che è arrivato in semifinale, ecco qua Pietro Vasta, bene, ci siamo tutti. E allora, perfetto, foto l'abbiamo fatta, Diego gioca sempre da fuori, è campano, poi gliela facciamo recuperare, recapitare insieme agli altri, va bene, vi ringraziamo. E passiamo adesso alla premiazione dei mini trotter, chiamo Emilia Di Meo, madrina, eccola qua Emilia, un applauso ad Emilia, bene. Allora Emilia, dobbiamo premiare i mini trotter, abbiamo iniziato questa esperienza all'ippodromo di Palermo, che ci dici? È un'esperienza che va, è positiva? Sicuramente, è uno scambio reciproco di emozioni, noi abbiamo cominciato a conoscere questi splendidi esemplari di mini trotter e sembra che anche loro si siano appassionati particolarmente al cavallo trottatore, comunque vada, sono sempre appassionati del cavallo da corsa e quindi che siano mini trotter o trottatori, insomma,
ci fa piacere continuare questo percorso insieme. Benissimo, e ci fa piacere premiarli perché anche per loro abbiamo fatto due tipi di premiazione, come per i trottatori, la votazione del più votato online attraverso la pagina Facebook Ippodromo Palermo La Favorita Official Page, e la giuria tecnica si è espresso anche dando una sua preferenza dal punto di vista tecnico. E allora, vi dico soltanto che in due giorni la votazione online ha raccolto ben 3.625 voti, una cosa incredibile. Al terzo posto si è classificato Fulminius CAF con 844 voti della scuderia Marchese. Prego il proprietario Ezio Marchese a ritirare il premio. Ecco Emilia, tieni. Complimenti. Al secondo posto, con una rimonta incredibile perché nei primi giorni navigava tra le ultime posizioni, Acqua Santa con 871 voti della scuderia Tutino. Ritira il premio Alessandro Tutino, bravi, complimenti. Al primo posto Corona del Rio con 1170 voti della scuderia Calandra, ritira il premio il proprietario Aldo Calandra. Molto bene. Sottolineare che ha fatto anche un acquisto come trottatore, così come altri proprietari di mini trotter. Bravo Aldo, complimenti, ma non te ne andare perché ancora non abbiamo finito. Corona del Rio, prego la regia di mandare il filmato, cominciamo con la serie di filmati, ha vinto anche il premio della giuria tecnica. Dovremmo vedere il filmato, nel frattempo Emilia premia, eccolo qua. Curva con Corona del Rio che ha preso 5 di margine sul Fulminius CAF, i cavalli vanno per entrare in dirittura d'arrivo con Corona del Rio che ormai ha preso 7 di margine sul Fulminius CAF, i cavalli entra in dirittura, 150 palo, Corona del Rio, go go baby go, facile, no stress, no problem, da un capo all'altro, è una bella affermazione per Corona del Rio che porta a casa veramente questo gran premio alla gara, secondo Fulminius CAF. Complimenti, ecco, a Corona del Rio. Leggevo una caratteristica, il record dei mini trotter è 1,20 se non erro nelle gare da miglio, diciamo che Corona del Rio si avvicina molto, il record di Corona quant'è? Qua ha fatto 2,12. 2,12, siamo circa 1,23 se non erro, 21,3, ecco, qua c'è Giuseppe che è il suo driver che mi corregge. Bene Emilia, allora, Corona del Rio 22,3, mettetevi d'accordo, bene. Corona del Rio, cavallo dell'anno dei mini trotter, un applauso. Adesso chiamo Piero Di Salvo e Francesco Sirchia, grazie Emilia. E cominciamo con gli Oscar del Trotto 2016, vi cedo i microfoni. Allora, nuovamente buonasera a tutti, inizia la lunga lista di uomini e cavalli premiati per il 2016 palermitano e la prima fase è dedicata ai cavalli che hanno ottenuto più consenso sulla pagina Facebook ufficiale dell'Ippodromo Palermitano, quindi una classifica non di vittorie, di somme vinte o di record, ma una classifica di simpatia e soprattutto di seguito, di appassionati per questi cavalli. Cominciamo dal terzo posto, il terzo posto è di un cavallo anziano che non ha corso tantissimo quest'anno, 15 volte, ma evidentemente ha un buon seguito, ha ottenuto 102 voti e preferenza ed è risultato il terzo in graduatoria. Il cavallo quest'anno ha vinto soltanto una volta e prego la regia di mandare in onda proprio il filmato di soddisfazione se l'è presa lui, Lino Lo Giudice al sediolo di Rigoletto Rab, quota di 6,30, davvero una bella quota, i colori sono quelli del signor Andrea Di Benedetto, il training di Franco Puccio, il tempo discreto dovrebbe essere qualcosa meno di 1,16, 8,12 dunque in lotta ai primi due posti, mentre più indietro per la terza moneta emerge l'inatteso Praffic 3B che era l'estremo outsider della corsa, quello che pagava la quota più alta fra i 12 concorrenti, in numeri 8, 12, 9, l'ordine d'arrivo.
Facebook dell'Ippodromo Palermitano e chiamo allora per essere premiato il suo proprietario, il signor Andrea Di Benedetto, e chiamo Gianni Luisi per la consegna del premio. Francesco Liga. Francesco Liga, ecco Francesco Liga che viene premiato da Gianni Luisi per Rigoletto Rab, terzo classificato nella preferenza degli appassionati dell'ippodromo sulla pagina Facebook Palermitano. Complimenti al signor Liga. Ed andiamo avanti, secondo posto, non molta la distanza rispetto al Rigoletto Rab, questa cavalla ha raccolto 132 voti, una cavalla che sicuramente è nel cuore degli appassionati palermitani perché è una cavalla capace del tutto e del niente, capace di grandi vittorie e di grandi delusioni, un po' come devo dire, un po' è normale che sia per una femmina. La cavalla è Riviera e qua rivediamo una bellissima vittoria in sediolo, c'era il proprietario Piero Cucinotta, che è il figlio evidentemente, che fra l'altro guidava Riviera. Si paga in doppia cifra al totalizzatore, prende vantaggio Riviera, si profila ancora una sorpresa in chiusura, una Riviera che così non si vedeva da tempo, entra in netto vantaggio in retta d'arrivo Riviera e stacca addirittura dagli avversari. Riviera e Piero Cucinotta hanno un vantaggio ormai incolmabile, Picasso Rivarco prova a battere Light Starlight mentre arriva molto forte anche Orione di Brazzà, comunque il secondo dovrebbe essere Picasso Rivarco Orione di Brazzà, ma la vittoria è sua, è di Piero Cucinotta con Riviera, quota di 10,55 per una vittoria sorprendente. I due favoriti hanno dovuto abbozzare con Picasso Rivarco secondo su Orione di Brazzà, come rivedremo adesso dal replay. Dunque 5 al primo posto, poi 6 al secondo e 4 al terzo. E questo... direi che abbiamo ammirato una vittoria davvero splendida da parte di Riviera, meno un applauso a Piero Cucinotta che la guidava nell'occasione. Gianni Luisi dovrebbe continuare nelle premiazioni, ecco qua il premio per Piero Cucinotta. Ricordo, stiamo premiando Riviera, seconda classificata per quanto riguarda le preferenze proposte online dagli appassionati. Prego. Ed andiamo avanti, è il momento della proclamazione del numero uno. Della simpatia per gli appassionati del nostro ippodromo che lo seguono sulla pagina Facebook, sulla pagina ufficiale. È stata una vittoria per dispersione, come si direbbe in gergo. Pensate che questa cavalla che ha vinto ha raccolto qualcosa come 953 voti, molti di più dei cavalli che l'hanno seguita. E beh, diciamo che è una vittoria meritata perché è una cavalla che è Regale di nome e di fatto, davvero una splendida annata quella di Regale. Vediamo la vittoria ottenuta qua la favorita il 25 maggio, comincia con l'accusare il peso, ma ha un vantaggio abbastanza tranquillizzante e sul palo Regale si salva la Sira Gigast e Robinuto M. Beh, una lezione esemplare di come i cavalli al totto in un giro di 10 giorni possano cambiare. L'ultima volta Regale distrutta e battuta da questi due avversari, oggi una Regale che ha fatto 1,57,2, quindi una Regale che ha viaggiato sul piede dell'1,13 e qualche linea, quindi una Regale super che ha tenuto a bada Sira Gigast e Robby Ludo M, che visto il tempo fatto da Regale, insomma, si può ben poco rimproverare. Quota di 2,94 per Regale, i colori sono quelli del signor Maurizio Cucinotta, il training naturalmente di Mimmo Zanca, in numeri 2, 3, 1, l'ordine d'arrivo naturalmente da confermare della quarta corsa di Palermo. Era una delle tante vittorie ottenute da Regale nel 2016 ed infatti di Regale parleremo ancora più avanti per un altro tipo di premiazione. Sicuramente il premio di Oscar della Simpatia 2016 per il Trotto Palermitano l'ha dominato Regale. Prego ad avvicinarsi i premiati, il proprietario Piero Cucinotta, l'allenatore Giuseppe Zanca e l'artiere Matteo Burgio, e passo il microfono a Francesco Silva. Commentavamo stamattina con Giuseppe che alla resa dei conti ogni anno non c'è storia, in
come si dice in gergo tennistico, no set, no match. Molta passione da parte del proprietario, della famiglia Cucinotta. Tiene molto a queste, anche una piccola coppa, lui, per lui è una gioia immensa. Avere un trofeo e portarlo a casa e metterlo in ufficio dove ha più di 1000 fotografie e non so quante coppe, quindi... Viva lo sport e tutti avvisati che contro Cucinotta non si può andare. Prego Gianni Luisi, consegna... Proprio per Giuseppe Zanca, che è l'allenatore ufficiale di Regale, e adesso è il turno dell'artiere della cavalla Matteo Burgio, che viene premiato da Gianni Ruiz. Un ultimo applauso per il team di Regale, Piero Cucinotta proprietario, Giuseppe Zanca allenatore, Matteo Burgio artiere. Voltiamo adesso pagina, passiamo adesso al settore uomini, ovvero a quelli che portano i cavalli pista o li guidano, ed iniziamo dalla categoria, per così dire, dei dilettanti, tra virgolette, ovvero dei non professionisti, per meglio dire, quella dei gentleman, una categoria, quella dei gentleman, che negli ultimi anni ha via via ripreso vigore dopo un periodo nel quale, insomma, le cose non andavano benissimo. Artefici tanti gentleman, l'ultimo in presidenza è Pietro Vasta, altro motore di questa categoria, e andando a vedere il podio del 2016 sul gradino più basso, ovvero al terzo posto, troviamo proprio Pietro Vasta, che ha raggiunto quota 10 vittorie. I cavalli con i quali ha avuto più successi sono Mohamed Play e Renoir Rab, 2 vittorie a testa, un terzo posto più che soddisfacente, anche se accullato forse per un certo periodo anche l'ambizione di vincere. Rivediamo una vittoria eccolo qua. E allora, Pietro Vasta, non ti puoi autopremiare, ti premio io. Premia lui, ma resta in zona per la premiazione e per l'intervistina finale. Al secondo posto troviamo il gentleman che ha vinto la classifica l'anno scorso, che sembrava poterla vincere fino a fine anno, pensate che a 4 giorni dalla fine dell'anno era ancora in testa, poi lo vedremo, c'è stato il grande raffish finale di un altro suo collega e quindi Rosolino Lo Giudice si è dovuto accontentare del secondo posto. 11 vittorie, pensate, 11 vittorie ottenute con 11 cavalli diversi, il che sta a premiare la grande professionalità e la grande capacità di improvvisazione di Rosolino Lo Giudice, perché vincere 11 corse con 11 cavalli diversi non è assolutamente facile. Caffè pagato. Rosolino Giudice. Per le belle parole. No, sicuramente ribadire non era facile il successo dell'anno scorso, perché tutti agguerriti. Dei concorrenti agguerriti, e poi ha vinto il migliore, onestamente. Nulla da dire a Francesco Paolo. Grazie Lino. E allora, chi è stato, penso lo sappiate, a bruciare sul traguardo Rosolino Lo Giudice? Era il 28 dicembre, c'era la giornata gentleman. All'inizio della giornata gentleman, Lino Lo Giudice 11 vittorie, Pietro Vasta 10 vittorie, Francesco Paolo Caruso 10 vittorie. Comincia la giornata gentleman, Caruso, vince le prime 3 corse, balza 13 vittorie nell'annata e diventa il numero 1 del 2016. Rivediamo proprio la vittoria decisiva, quella con Tequila Boom Boom il 28 dicembre. L'altra molto attesa, adesso arriva anche Tifer STGP con Matteo Zaccherini e stanca Tinca del Pri, retta d'arrivo almeno in 3 in grado di vincere, al comando c'è ancora Top Souls, ma l'insistenza di Tequila Boom Boom è davvero molto molto coraggiosa, insiste Paolo Caruso con Tequila Boom Boom e sul traguardo è Paolo Caruso con Tequila Boom Boom che viene a vincere nei confronti di Top Souls al terzo posto, dovrebbe essere Tifer STGP. Dunque ha vinto la controfavorita Tequila Boom Boom, il maschio per la verità. E allora Paolo Caruso, che ha avuto in Tequila Boom Boom la partner più vincente, 3 volte vittoriosa, eccolo qua il vincitore in retta d'arrivo del 2016 dei Gentleman Palermitano.
consegna il premio naturalmente Pietro Vasta e chiedo a Francesco Sicchia di fare una domandina d'obbligo a Francesco Paolo. Con Paolo abbiamo parlato spesso durante l'arco dell'anno del suo andamento. Io credo che forse alla fine non ci credevi neanche tu di poter vincere. No, non ci ho pensato assolutamente. Diciamo che durante la giornata gentleman mi sono andate bene le prime tre corse. Abbiamo castigato qua Lino lo giudice. Vabbè, dico tutto in un rapporto di amicizia, perché Lino è uno di vecchia data che sta qui da un sacco di tempo e non fa caso a queste cose, ma effettivamente tu hai mostrato in quella giornata la grinta che noi ti abbiamo sempre riconosciuto, ma che forse nell'ultimo periodo si era un pochettino spento. Ma vedi, non è facile mantenere per 30 anni sempre gli stessi stimoli. In queste giornate li trovi, ed è andato bene. Ogni anno lo metteremo a fine mese, a fine dicembre, la giornata gente, ma così potrai ribadire con le tue vittorie di petizione e confermarti lo scudetto. Pietro Lazza dice di no. No, riportiamo all'8 dicembre. Ci riproveremo sempre ogni anno. Grazie Paolo e complimenti ancora. Un applauso per il podio dei Gentleman 2016 e dopo aver dedicato il giusto spazio a quella che forse è la categoria più importante per certi versi dell'Ippica, in quanto da questa schiera vengono gran parte dei proprietari, passiamo a premiare gli altri interpreti nel settore guidatori, cominciando da quello che può essere il gradino più basso, comunque quello iniziale, quello degli allievi. Nel 2016 l'allievo che ha vinto più corse relativamente alle corse allievi è stato Dario Di Maio, 5 vittorie, ne ha fatta una sesta a Cesena. Rivediamo la sua bellissima vittoria di fine novembre contro Salung. Al traguardo insiste Dario Di Maio con Trossa Lung all'attacco di Talisha Griff, prova a farsi sotto anche Top Souls, mancano poco più di 200 metri al traguardo, ancora incerta la lotta per la vittoria, prova a resistere, ha steccato Talisha Griff, prova a passare Trossa Lung in terza ruota, ci prova Top Souls, arriva davvero con affanno per tutti, il traguardo si avvicina e sul traguardo è Trossa Lung che la porta a casa nei confronti di Top Souls e di Talisha Griff. Nonostante uno schema davvero complicato, alla fine ha vinto la favorita Trossa Lung, quota di 2.08, in sediolo Dario Di Maio, il training è quello di Giuseppe Zanca, i colori sono quelli del signor Maurizio Cucinotta e per farlo si è espressa attorno all'1.16.5, decimo più, decimo meno, gran bella vittoria per Trossa Lung che ha avuto corsa difficile ma alla fine è riuscita a farcela respingendo il finale insidioso di Top Souls numero 6, mentre la movimentatrice Talisha Griff si è dovuta accontentare del terzo posto in numeri 3-6-1. L'ordine d'arrivo. Giovanni La Rosa consegna il premio a Dario Di Maio. Allora da questo filmato che abbiamo visto, secondo me c'è tutto quello che è il tuo repertorio. Io non lo nego che fin dall'inizio, secondo me, sei stato uno di quelli su cui ho puntato l'occhio. Hai dimostrato acume tattico, grinta nel comandare e soprattutto hai delle belle mani. Hai vinto anche fuori da Palermo e quindi credo che la strada sia abbastanza aperta e molti non lo sanno, ma nella vostra famiglia l'Ippica è nel sangue. Tanto grazie a tutti, sì, spero che questa strada sia aperta come dici tu, l'Ippica è nel sangue fin da bambino, sono stato sempre qua dentro e oggi ringrazio di essere qua. Grazie Dario e complimenti ancora. Un applauso per Dario Di Maio e passiamo all'ambito degli allenatori e qua il vincitore è davvero una figura di primo piano ormai da decenni del trotter palermitano ed è un allenatore di nome e di fatto, uno che lavora personalmente sui cavalli, che fatica tutte le giornate, l'ho sempre conosciuto come un grandissimo lavoratore e col passare degli anni questa sua qualità non si è attenuata, è invece cresciuta la sua capacità di veramente fare talora miracoli con dei cavalli. I suoi
migliori interpreti del 2016 sono stati Sashay Bar, poi Tai B, poi Ritz B e tanti altri naturalmente, Usa di Ruggero. E poi pensate, è la prima corsa di quest'anno dei Puledri, non gli è sfuggita, l'andiamo a rivedere, quella corsa che vede Antonino Porzio vincitore, ma con Villeneuve Grip, perché lui è Antonino Porzio, il nostro vincitore. Punto, però si è un po' fermato a mezzo cavallo perché ha reagito bene il cavallo di testa, e vediamo la retta d'arrivo, guadagna ancora qualcosa Villeneuve Grip, Virus va per linee interne e non riesce più ad essere incisivo, e così sul traguardo vince Villeneuve Grip, Virus riesce comunque a mantenere il secondo posto nei confronti di Valkyria Oppi. Sostanzialmente non è cambiato nulla, così sono partiti e così sono arrivati. Buona la prestazione di Villeneuve Grip, che ha fatto una media attorno all'1,18, in sediolo Antonino Porzio, che è anche il trainer del cavallo che porta i colori ancora del suo allevamento del Grifone. Crediamo che di misura Virus ha... Non è una sorpresa assolutamente che Tony Porzio abbia vinto questa classifica, perché ormai da anni che lotta sempre per il primato, alcune volte è andata bene, alcune volte è andata male. Io ti vorrei chiedere una cosa, sono 78 le vittorie come allenatore, più circa una ventina di corse gente hanno vinto. Dovessi dare l'Oscar del 2016 ad uno dei tuoi cavalli di scuderia, chi lo daresti? A Sashambar. Sashay Bar, che la ricordiamo vincitrice del fine anno del San Silvestro, è forse quella che ha dato le maggiori soddisfazioni per l'alto rendimento, ma secondo me le tue speranze sono rivolte anche a qualche altro soggetto, magari quest'anno, nel 2017. Insomma, la cosa più grande è sempre fare qualche puledo, e speriamo che qualcuno di questi che ci abbiamo possa venire fuori. Te lo dico io, uno, Vitalis Griff. Speriamo bene. Grazie Tony. Andiamo avanti, è il momento di premiare il team che ha raggiunto il maggior numero di successi, e qua purtroppo su questa festa cala sicuramente un'ombra di rimpianto, perché purtroppo il numero uno di questo team ci ha prematuramente e drammaticamente lasciati nel corso di questa stagione, lasciando un vuoto davvero incolmabile, un modo di dire, ma ancora adesso naturalmente la sua assenza ci pesa davvero tanto. E il team Loverde, formato da Gaspare Loverde, Francesca Croce, Davide Di Stefano e appunto Biagio Loverde, e di Biagio Loverde rivediamo con commozione l'ultima vittoria qua a Palermo in maggio con Nick dei Fiori. Seguito da Otilia, per linee esterne resiste ancora Nearco Camp, ma adesso è Mimmo Zaga con Pietro D'Asolo a sventagliare il suo Pietro di Jesolo in terza ruota. Sembra comunque abbastanza in controllo il battistrada Nick dei Fiori, che sembra più temere Otilia. Adesso comunque Biagio Loverde apre le braccia, come suol dirsi, e Nick dei Fiori risponde in maniera entusiasmante, un Nick dei Fiori davvero grandioso, mentre alla fine si è liberato Sogno D'Asolo e viene a prendere un brillante secondo posto nei confronti di Pietro di Jesolo. Quindi uno svolgimento tutto sommato in linea con le previsioni. A deludere è stata sostanzialmente soltanto Otilia, gli altri tre più attesi hanno fatto il loro dovere, in particolare Nick dei Fiori, che ha vinto alla grande, Biagio Loverde in sediolo, i colori della Bimag SRL, il training di Francesca Croce e buon finale di Sogno D'Asolo, che è venuto a prendere il secondo posto su Pietro di Jesolo. Quindi un ordine d'arrivo piuttosto conforme a quelle che erano le aspettative della vigilia, in numeri dunque 5, 8, 10, l'ordine d'arrivo naturalmente da confermare della seconda corsa di Palermo. Si stringe ancora il cuore a vedere queste immagini, sapendo quello che sarebbe successo appena 3 settimane dopo. Team Loverde va
applauso naturalmente è tutto per il ricordo di Biagio Loverde, il piccolo Verde, eccolo qua, inquadrato con appunto Biagio al centro, poi vediamo Francesca Croce e tutti gli altri. Gaspare Loverde viene adesso a ritirare il premio per il top team Loverde, 97 vittorie qua alla favorita nel 2016. Andiamo alla classifica dei driver, ovvero dei vincitori di corso e quali podro di Palermo. Dopo anni di battaglie nelle quali la vittoria era stata decisa nelle ultime settimane, ricordo nel 2015 Giuseppe Porzio che appunto emerse proprio nelle ultime tre settimane, quest'anno c'è stato da maggio in poi sostanzialmente un dominatore. Il dominatore è Gaspare Loverde, qua rivediamo la vittoria con Terry Caff, quella del 17 novembre, quella strepitosa in 1.11 e 9. I due, ecco, try again, è scomparsa dalla batteria, ma gli altri tre più attesi sono là alle prese, sembra stanco Tacos Font, tende a passare Terry Caff, prova a farsi sotto anche Try Again, retta d'arrivo con Terry Caff che insiste su Tacos Font che prova un'estrema difesa, arriva al largo Try Again, ma il traguardo è lì a sancire la splendida vittoria di Terry Caff e Gaspare Loverde nei confronti di Try Again e di Tacos Font. Davvero una grande vittoria e davvero una misura importante. Io sul mio cronometro ho addirittura 1.54 e qualcosina, quindi si viaggia sul piede dell'1.11 e qualcosina, staremo a vedere se davvero è sotto l'1.12 la misura di... E poi il tempo fu sotto l'1.12, 1.11 e 9 in quell'occasione. Prima di passare alla promozione, un'ultima cosa su Gaspare Loverde, volevo dire, qua a Palermo ha vinto 72 corse ed è stato il numero 1, a livello nazionale è arrivato 81 vittorie ed è stato 18° nella classifica nazionale, che è un piazzamento niente male. Premia Giovanni La Rosa. E allora Gaspare, non finiremo mai di ricordare papà, ma questo è anche doveroso in questo momento, perché una parte di questi premi è sicuramente sua. Come si fa a tirare avanti senza questa ombra che ci avete dietro? Ma con la forza che ci viene data dall'alto, solo così possiamo andare avanti, perché non ci sono parole. Dopo quello che è successo siamo rimasti tutti bloccati proprio, però dopo il primo mese di totale smarrimento, piano piano, grazie a Dio, siamo piano piano ripartiti e cercando sempre di portare avanti quello che lui ha dato a noi, perché tutto quello che noi abbiamo ce l'ha dato lui. Io direi che qua si è visto come non mai la forza di un gruppo, veramente di un team. Sì, perché l'ha creato lui questo gruppo, lui ci ha trasmesso quest'unità. Quest'unità non ha permesso mai che ci fossero discussioni fra di noi, se ci dovevano essere lui subito interveniva e sistemava ogni cosa. E quindi noi vogliamo portare in alto il suo nome per la sua umiltà. Grazie Gaspare, ti ringraziamo. E dopo aver premiato gli uomini passiamo all'ambito dei cavalli, quelli che sono risultati i maggiori protagonisti del 2016 palermitano, andando per categorie. Adesso in premiazione, e qua volevo un po' per così dire dare questa notizia per chi non lo sapesse ai presenti, verrà a premiare il dottor Francesco Ruffo della Scaletta, che è addetto alla Cosa Ellittica, sa bene che ha avuto
importantissimi incarichi di vertice a livello nazionale, adesso è stato per così dire ingaggiato tra virgolette dalla società palermitana, dove ha avuto un importante incarico e dove speriamo riesca a corroborare quell'opera di rilancio che l'Aires sta portando avanti, un importante tra virgolette acquisto che tutti speriamo dia i frutti che è facile immaginarsi. Allora parliamo adesso dei cavalli, parliamo dei due anni evidentemente con riferimento all'anno 2016, erano due i puledri che potevano meritare il titolo, si è scelto di andare per numero di vittorie, la più ricca tra virgolette ma di pochissimo è stata Volcada Bar con due vittorie, ma il cavallo che ha vinto più volte è quello che adesso andremo a rivedere, è Vitalis Griff. Con Virtual Victory nei confronti del capofila Vidal, i due sempre seguiti da Vidal per linee esterne Venus Cuff, in avanti c'è Vitalis Griff che reagisce molto bene agli attacchi di Virtual Victory, non passa Virtual Victory, addirittura cala in difficoltà il favorito, al comando c'è sempre Vitalis Griff dietro Vidal, poi Venus Cuff a largo di tutti, ma ormai è tardi, Bill Pelé comanda Giuseppe Porcio e Vitalis Griff vince a sorpresa, ebbe proprio la giornata, il terzo cavallo al gioco, vince Vitalis Griff nei confronti di Vidal e di Venus Cuff, alla fine è bastato un tempo attorno all'1.17 e qualche linea per Vitalis Griff portare a casa il suo primo centrale, training di Antonino Porcio, guida di Giuseppe Porcio Junior, i colori sono quelli della scuderia Tre Assi, quota di 4.90 per il vincitore, secondo Vidal, terzo Venus Cuff, deludenti entrambi. Vitalis Griff dunque il puledro più volte vincitore, tre vittorie, in premiazione chiamo Mirko Porzio, a premiare come detto il dottor Francesco Ruffo della Scaletta. E passiamo adesso agli ex tre anni, è la categoria che forse, senza forze, ha regalato le più grosse soddisfazioni al pubblico degli appassionati siciliani, almeno due cavalli hanno battagliato davvero alla grande, uno come vedremo più avanti addirittura è stato un protagonista a livello nazionale, ma il tre anni 2016 che ha ottenuto più vittorie sulla pista è stato un cavallo davvero strepitoso per la potenza e per il coraggio, andiamo a rivedere una sua vittoria, Ursus Cuff. Correre per Ursus Cuff e Gasparello Verde che tendono a prendere vantaggio nei confronti di Wozzi, passerella finale per il portacolori della Bimag SRL nei confronti di Wozzi mentre viene avanti Usa di Ruggero e si avvicina Wozzi nel finale, ma Ursus Cuff controlla e vince nei confronti di Wozzi, terzo Usa di Ruggero. Ha dunque mantenuto il suo ruolo di favorito Ursus Cuff, nel finale è stato un po' sollecitato ma non ha sofferto più di tanto per controllare Wozzi, quota come detto di 1.58 per il portacolori della Bimag SRL guidato da Leonardo da Gasparello Verde, buona terza Usa di Ruggero, il tempo dovrebbe essere qualcosina sopra l'1.15 sul doppio chilometro in numeri 7, 2, 10. Davvero una grande annata per confermare della sesta palermitana dove ha vinto come detto 10 volte ma in tutto ha corso soltanto 17 volte, cavallo che è stato il terzo in classifica dopo Tu sei tu bici e Uragano 3B per somme vinte sulla pista, un cavallo peraltro che affascina per la potenza e per il coraggio, il nome Ursus tutto sommato gli calza al pennello, il proprietario Pasquale Bonaffini al ricevere la premiazione, prego il dottor Ruffo. Dopo i due anni e i tre anni passiamo ai quattro anni, il criterio che è stato utilizzato
caratterizzato quello del numero delle vittorie, in questo caso ha permesso di svettare ad un cavallo che non frequenta le prime categorie, ma ha ottenuto più vittorie dei maggiori protagonisti, 7 vittorie Tu sei Dubigi, 6 vittorie Tia Fortiu Font, 6 vittorie dalla batteria, ma lui di vittorie ne ha portate a casa 8 e quindi è stato il numero 1 come vittoria. Andiamo a vedere una vittoria di Tango Rivarco OP. Meraviglierebbe una sua sconfitta, dovrebbe probabilmente accelerare, prova Antonio Velotti a richiamare il suo Temptation Lux che cala, sfila lungo lo steccato Tiago Di Ruggi che prova ad avvicinare Tango Rivarco che però è padrone della situazione, dunque vince Tango Rivarco OP nei confronti di Tiago Di Ruggi al terzo posto Tennessee F, mentre è calato dopo percorso esterno il Temptation Lux. Dunque ha vinto da favorito Tango Rivarco OP, quota di 1,39 al totalizzatore, Giuseppe Porcio Junior guidatore e allenatore, i colori del signor Giuseppe Caravello, ha fatto un po' i propri comodi sul mio cronometro un tempo attorno all'1,18 e qualcosina, Tiago Di Ruggi difficilmente avrebbe potuto fare di più nello schema, mentre un buon terzo posto per Tennessee F, ben guidata da Alessio Di Chiara, il numero 1 della categoria per vittorie con 8 vittorie, fra l'altro un paio delle quali ottenute in gentleman alla guida di Francesco Paolo Caruso, che anche grazie alla vittoria di Tango Rivarco è stato il leader della categoria, nonostante il proprietario sia un altro gentleman che vengo e chiamo quindi qua alla premiazione il signor Gaetano Caravello. Eccolo qua. Premia il dottor Ruffo. Ancora un applauso al proprietario di Tango Rivarco P. Adesso andiamo alla categoria degli anziani. Ne abbiamo già parlato di questa cavalla come la più simpatica al pubblico di Facebook dell'Ippodromo Palermitano, è la cavalla anziana, ovvero cavalla che nel 2016 aveva almeno 5 anni, che ha ottenuto più vittorie sulla pista, 9 vittorie e nel corso dell'anno le vittorie sono state 11 perché ne ha ottenuto anche 2 a Siracusa e una di queste vittorie a Siracusa con il signor Giuseppe Zanca è stata forse una delle più belle corse viste nel 2016 in Sicilia con una vittoria nei confronti di un quasi prima categoria nazionale come il Rocco Griff. La cavalla è regale, andiamo a rivedere ancora una sua vittoria, questa volta in mano a Giuseppe. A pieno titolo nella vicenda, mancano poco più di 200 metri al traguardo, regale continua a tenere la testa, vuole tornare in evidenza, piglia la via più breve, Oronte di Cesato e prova un varco interno complicato, regale resiste regale ed è regale con Mimmo Zanca, con Giuseppe Zanca a portarla a casa nei confronti di Takeaway che alla fine batte Oronte di Cesato. Ebbene, i favoriti erano il e beh, davvero una regale super in questo 2016, 11 vittorie sono davvero tante. Ecco Giuseppe Zanca e Piero Cucinotta vicini. Ancora un applauso per il team di Regale, una cavalla che ha davvero vissuto un 2016 alla grande e ora siamo giunti al momento clou dell'evento, quella del cavallo dell'anno. Quest'anno è stato complicato, è stato difficile perché c'erano due cavalli che avrebbero meritato entrambi questo titolo, ma il titolo doveva andare ad uno, ma l'altro sarebbe stato ingiusto dimenticarlo perché è stato il top money, il cavallo che ha vinto di più qua sulla pista palermitana e soprattutto è un cavallo che è venuto dalla gavetta, ha iniziato il 2016 nelle categorie medio-basse, è cresciuto, a giugno ha vinto il suo primo centrale e non si è fermato più, di centrale ne ha vinti a Bizzeffe, grande realizzazione di Salvatore Lagala, grande interpretazione di Danilo Lagala, è un cavallo che merita il titolo di rivelazione dell'anno 2016, Tu sei Dubigi del signor Paolo Bongiovanni, rivediamo questa bella vittoria al record di 1.13.1. Staschaibar che appare in difficoltà va in terza ruota, Tacos Font filtra lungo la corda, Tira Fortiu Font, ma al comando c'è sempre lui, il Tu sei Dubigi che affronta al comando la retta d'arrivo, è stanco, Tu sei Dubigi,
prova a resistere, ci prova Pia Fortiufonte, traguardo che si avvicina e sul traguardo tu sei tu Luigi, la porta a casa col fiatone, credo che ce l'abbia fatta respingere di misura. E ce l'ha fatta, vittorie sofferte per Tu sei Tu Bigi, ma Tu sei Tu Bigi è un cavallo che viene dalle categorie basse ed ha affrontato cavalli che prima di lui frequentavano i centrali e lo ha fatto davvero alla grandissima, con grandi meriti per Salvatore La Gala, Danilo La Gala e Paolo Bongiovanni. Allora il dottore Ruffo premia i protagonisti di questa stagione straordinaria, ecco Danilo La Gala. Allora Danilo, era un testa a testa preannunciato come cavallo dell'anno tra Uragano 3B e Tu sei Tu Bigi, e purtroppo, come diceva Papa Piero, ci deve essere uno sconfitto e un vincitore, però io penso che alla fine siete due vincitori nel complesso delle corse di quest'anno. Sì, se lo meritavano entrambi sinceramente, quindi è Uragano, un gran cavallo, ha dimostrato sia in Italia, è andato pure in Francia. Per noi è pure una grande soddisfazione, come diceva Salvo, averlo portato nella prima categoria e diciamo avere fatto questo grande salto di qualità. Se lo merita il cavallo, se lo merita il proprietario che ci ha creduto fin dall'inizio. Ci sarà da confermarsi con gli anziani, sarà penso un po' più dura. Eh sì, con gli anziani è sempre più dura, anche se lui a dicembre ci ha corso, diciamo che l'ha portata pure a casa contro gli anziani alla prima corsa. Certo, un po' più difficile perché comunque sarà un po' più agguerrita la categoria. Complimenti ancora a Danilo La Gala, al lavoro della scuderia che ha portato a quest'alto rendimento Tu sei Tu Bigi. E allora c'è stato un cavallo che per un punto dalla giuria tecnica ha battuto Tu sei Tu Bigi per il titolo di cavallo dell'anno 2016, un cavallo che è nel cuore di tutti perché è l'ultima realizzazione di altissimo livello di un uomo che non dimenticherò mai, che è Biagio Loverde. Qua la favorita ha vinto anche un gran premio, il gran premio del Mediterraneo, rivediamo quella corsa. Demi Griff in seconda pariglia, Ursus Caff, ci avviciniamo alle battute conclusive, è ancora bene in mano Uragano 3B che prova a tenere chiusa una Demi alle sue spalle, adesso è il momento di andare via, prova lo stacco Uragano 3B, si avvantaggia leggermente, siamo vicini al traguardo, chiudete le finestre, serrate le porte, arriva l'Uragano a Palermo, Uragano 3B, Gaspare Loverde, un trionfo più facile del previsto, gli è bastato un tempo attorno all'1.14 per dominare da cima a fondo questo premio mediterraneo che non può non dedicare al padre Biagio Loverde, che di Uragano 3B è stato il realizzatore. Vince dunque Uragano 3B, quota di 1.56, Uva Deni Griff lungo la corda viene a prendere il secondo posto su uno straordinario Ucci Ucci Play, davvero grandissima la sua prestazione, poi molto vicini con probabilmente quarto. È stato un momento toccante per tutti noi questa vittoria di Uragano 3B, ma prima di passare alla premiazione voglio ricordare i numeri di Uragano 3B, cavallo che aveva iniziato la carriera con 4 rotture prolungate, tanti problemi, poi Biagio ha trovato il modo di sistemarlo. Pensate che quest'anno qua a Palermo Tu sei Uragano 3B ha vinto 7 corse su 10 e si è piazzato nelle altre 3, e a livello nazionale ha vinto 10 volte, si è piazzato 7 in 17 corse. Non ha fallito un colpo ed è stato il quinto cavallo per somme vinte di tutta la generazione, nonostante come Castrone non possa neanche fare i premi più importanti. Davvero un Uragano 3B strepitoso. Chiamo alla premiazione per il titolo cavallo dell'anno il suo allenatore Gaspare Loverde, che sarà premiato dall'ingegnere Giovanni Cascio, presidente della IRES. È il momento più importante, permettetemi di ringraziare pubblicamente l'ingegnere Giovanni Cascio per i grandi sforzi che sta facendo per rilanciare il nostro ippodromo, un'impresa difficile, ma visto la sua passione e la sua capacità siamo convinti che ce la faremo. E con Gaspare avevamo già parlato, è stato un po' il protagonista delle nostre premiazioni, top driver del 2016, suo il cavallo numero uno.
per il trotto siciliano, e volevo dire una cosa, che questo cavallo Uragano 3B è un cavallo nato in Sicilia, infatti la sua allevatrice è Lucia Trifirò, e l'allevamento si trova a Barcellona Pozzo di Gotto, quindi un trionfo totale per la Sicilia, anche se i colori non sono siciliani, sono della Campana, scuderia super fantastica. Non so se e allora cominciamo con appunto con l'allevatore, ne parlavo poc'anzi, Lucia Trifirò, Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Pensate dove la passione del cavallo trottatore può arrivare. Prego, l'allevatrice. Non c'è l'allevatrice. Ritira Giuseppe Giannusi. E poi naturalmente, dicevo, Uragano 3B ha un allenatore che è Gasparello Verde, un guidatore che è stato quasi sempre Gasparello Verde, un allevatore, ma c'è anche un artiere, quello che lo segue sempre, è Salvatore Da Luisi, che non c'è, lui è rappresentato dal figlio Pietro Da Luisi, per completare le premiazioni di tutto il team che circonda il cavallo che ha dato le più grandi soddisfazioni al trotto siciliano nel 2016. Ricordo che Uragano 3B, prima di vincere il Gran Premio del Mediterraneo, aveva vinto un altro Gran Premio ad Aversa, e quindi è stato davvero il numero uno. E allora ritira il premio Licia Giannusa, per la scuderia delegata della scuderia super fantastica, naturalmente. E allora un ultimo caloroso applauso per il vincitore Uragano 3B, scuderia super fantastica, Gasparello Verde, è stato il numero uno. E adesso per il commiato mi sembra doveroso dare la parola all'animatore di tutta questa manifestazione, ovvero Giuseppe Magna. No, nessun commiato, prego soltanto tutti coloro che hanno ricevuto dei premi mettersi qua, e ci facciamo una bella foto di gruppo, così concludiamo questo momento, e poi accanto per il pubblico c'è un piccolo rinfresco. Tutti coloro che hanno ricevuto i premi, per favore mettetevi qua. Dai Licia, Paolo, dai, dai, prego, accomodatevi tutti in evidenza, ovviamente mettiamo il cavallo dell'anno, prego, presidente, tu stai qui.